Approfitto della presenza istituzionale di Sonia Ricci e di Enrico Forte e di Rosa Giancola per fare un appello molto, diciamo non formale, perché questa storia del Parco dei Monti Repini, io intervengo nello specifico del Parco dei Monti Repini, è una storia che nasce da tantissimo tempo, ormai se ne parla da 20 anni, eccetera. E ora ci sono tutte le condizioni per portarlo a casa, se non altro perché il presidente Zingaretti lo ha inserito nel suo programma elettorale a pagina 93, insieme a un unico altro parco da realizzare nel Lazio, che è quello del Tevere. Quindi significa che questa storia del Parco dei Monti Repini ha assunto un'importanza reale. E su questa cosa abbiamo rilanciato l'iniziativa dei circoli del comprensorio dei Repini in maniera convinta, importante, credendo di avere davanti un interlocutore istituzionale questa volta più pronto, perché riporto l'esperienza del governo Marrazzo, che vide arenarsi la proposta istitutiva del parco proprio in dirittura d'arrivo. Ora, il Parco dei Monti Repini che significa? Significa quell'anello di congiunzione tra Roma, i castelli e le altre zone che sono già protette, parlo degli Ausoni, degli Aurunci, c'è anche il Parco Nazionale del Circeo, e quindi manca l'anello di congiunzione. E questo va fatto. E lo dico con molta chiarezza, molta convinzione e senza presunzione, che i circoli di Legambiente non faranno sconti a nessuno. Siamo convinti che questo, la realizzazione del Parco dei Monti Repini, possa rappresentare nel nostro territorio, per il nostro territorio, quella risposta di carattere economico, ma anche di presidio del territorio in termini culturali, della manutenzione stessa del territorio stesso, delle nostre montagne che stanno vedendo un degrado, uno spopolamento da parte dei paesi, dei centri storici dei Monti Repini, che possono trovare nel parco una risposta anche di carattere economico. Arrivo alla questione dell'agricoltura, che nella presenza di un parco può trovare un valore aggiunto rispetto ai discorsi che noi stiamo sviluppando, e quindi non aggiungo altro se non chiedere esplicitamente ai rappresentanti istituzionali e ai rappresentanti in consiglio di darci delle risposte anche in termini di tempistica, in maniera tale che poi noi abbiamo gli elementi per misurare la reale volontà di arrivare a portare a Dama questa proposta istitutiva del parco. E quindi siamo aperti ovviamente a qualsiasi tipo di confronto, e riporto l'esperienza ultima che abbiamo avuto a Morolo, dove c'era una forte rappresentanza di cacciatori, a cui abbiamo cercato di far capire che conviene a tutti mettersi intorno a un tavolo e capire anche le eventuali criticità. Quindi la nostra proposta non è una proposta chiusa, è una proposta aperta al confronto. L'importante è arrivare poi a definire il percorso e l'istituzione del parco stesso. Vi ringrazio.